Sono Enrico Maria Raselli. Ci troviamo nella mia azienda, alle pendici delle prime colline che circondano Marostica, nella frazione di Massan. Qui abbiamo produzioni orticole, asparagi e le famose ciliegie, oltre a una tradizione di famiglia che si tramanda ormai da 5 generazioni e di cui parliamo oggi, ovvero la coltivazione delle olive. Il nostro oliveto ha un'estensione di 2 ettari, con circa 600 piante, tutte esposte a sud, sul declivio del monte. Questo ovviamente aumenta la difficoltà di lavorare la piantagione. Basti pensare che prima di affrontare la raccolta servono almeno 15 giorni di lavoro per pulire la superficie che rimane a prato. È un mestiere difficile in cui ci si sporca le mani, ma quando un lavoro si svolge con passione la fatica si sente meno e la soddisfazione per il prodotto finito è tanta. Come potete vedere, le piante sono secolari e risalgono alle bonifiche realizzate dai frati benedettini tra il 1500 e il 1600. Questo è un impianto prevalentemente costituito dalla varietà Frantoio, anche se negli ultimi anni ho introdotto qualche pianta di varietà Leccino. La varietà Frantoio è resistente alle gelate ed infatti non ha subito gravi danni nemmeno con la grande nevicata del 1985, quando le temperature sono scese fino a meno 10 gradi centigradi. In questo oliveto, 20 anni fa, è stata praticata la capitozzatura drastica per abbassare il più possibile le piante, perché dimensioni e altezze eccessive rendono la coltivazione antieconomica e pericolosa. La raccolta avviene da fine ottobre e si protrae fino agli inizi di dicembre, con l'ausilio di abbacchiatori e teli stesi a terra. Contemporaneamente viene effettuata la potatura, che consiste nel togliere qualche pollone interno per dare più luce alla pianta. Il lavoro di questi ultimi anni ha portato la resa delle olive fino al 16-17%. Per garantire la miglior qualità dell'olio, le olive, dopo la raccolta, vengono portate al frantoio per la molitura entro 2-3 giorni. Il nostro extravergine di Marostica è un olio verde dorato con sfumature gialle, aroma di olive fresche e sensazione di fruttato. La lavorazione delle olive avviene esclusivamente nel frantoio del Consorzio Pedemontano del Grappa, qui a Marostica, che riunisce oltre 400 soci produttori per garantire la qualità di un prodotto realmente a chilometro zero.